Siamo qui con Esposito alla fine di questo primo tempo. Stai giocando molto bene, la sua parte degli avversari sono già passati. Giocano in maniera un po' più tranquilla, non cattiva come al solito. Però possiamo una nota di merito con quella tua squadra, stai facendo girare bene la palla. Bellissima prestazione tua. Che loro anche essendo già passati comunque ci tengono a fare una buona prestazione, però ci manca un importante elemento come il Palmino, però lo stanno sfigurando, ci stanno facendo un po' parecchio, cerchiamo di fare qualche gol in più per portare a casa. Cosa è mancato? Forse qualche attenzione dalle palle da fermo, ha subito un gol su calcio d'angolo, quindi si può evitare. Vabbè, un po' quello che si mette. Siamo un Esposito e Testa, forse la migliore prestazione del Velez Sarsfield fino a questo momento. Possiamo parlare con il capitano della squadra, ottima prestazione da parte di Villetta prima di questo torneo. Forse può essere, diciamo, l'inizio per un buon percorso da parte della tua squadra, che pensi? Penso che la nostra squadra alla fine è una squadra che ha solo bisogno di giocare più partite insieme. Infatti adesso anche con l'aiuto di Danese che ha giocato un'ottima partita contro di loro, che sono quasi i più forti del torneo, direi, una delle migliori squadre. Era a punteggio pieno. Abbiamo giocato bene, loro mi permettono di fare parecchi gol. Quindi fino a quando andiamo così possiamo sempre sperare qualcosa in più. Sì, fondamentalmente ci può essere un po' di amore in bocca perché la partita ora deve essere nelle vostre mani. 3-0 i primi 10 minuti. Avete segnato troppo in troppo poco tempo. Sì, esatto. Vabbè, l'importante è divertirsi sempre, come lo sport. Lo spot principale del nostro torneo, quello che è il divertimento. Infatti i ragazzi si divertono sempre, hanno voglia di giocare e questo ci fa molto bene. Sicuramente tu sei il migliore in campo per l'impegno messo durante i 50 minuti, però anche Testa è da premiare per il bellissimo quello fatto allo scadere del secondo tempo, praticamente mancavano 2-3 minuti, hai portato, diciamo, pareggio la tua squadra, un pareggio meritato, sì. Che come ripeto potete fare qualcosa in più. Sì, perché secondo me c'è anche il fatto che ci siamo stancati troppo presto, come dicevi siamo andati in vantaggio 3-0 all'inizio, poi hanno fatto 3-3, siamo andati noi in vantaggio, sono andati loro in vantaggio e poi ho fatto io l'ultimo gol. Poi pure alla fine abbiamo avuto un'altra occasione che non abbiamo saputo sfruttare. Vabbè, la partita comunque è andata bene, è un buon risultato pareggiare con i primi in classifica. Sì. Quindi in bocca al lupo e complimenti a te per la medaglia di migliore in campo.